Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 12 maggio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Meglio a casa che in viaggio. Non dum matura est, disse la volpe guardando il grappolo d'uva che non riusciva a raggiungere. Voi fate lo stesso dichiarando ai quattro venti che preferite di gran lunga rilassarvi a casa piuttosto che viaggiare. Che scomodità, treni e aerei e gli alberghi, sempre così deludenti. Facile autoconvincersi per non avvertire una mancanza o mettere a tacere un desiderio attualmente impossibile. Del resto con la Luna e Plutone frenanti in dodicesima casa, dove mai potreste andare? Inutile aspettarsi di circumnavigare il globo, la parte di Vespucci o Vasco del Gama, accontentatevi di farla in sogno, oppure tenetela in serbo per le vacanze estive. Oberati dal super lavoro per ora non se ne parla nemmeno. Il rapporto d'amore purtroppo è con una persona non molto solida economicamente, spendaccione o con evidenti sofferenze finanziarie. Rimorsi e sensi di colpa potrebbero funestare le vostre giornate, ripensamenti e inquietudine. Il vostro partner ha un rapporto conflittuale con voi e bisogna assolutamente che voi comprendiate la sua situazione e lo aiutiate. Solo se lo desideri davvero le cose cambieranno. Impegnati di più in ciò che credi fermamente. La forma oggi non è al top, vi sentirete scoordinati e deboli, stranamente pessimisti con un tocco di malumore diffuso. Cercate di regalarvi una serata distensiva anche se ci saranno die contrattempi. Non fare troppo affidamento sui compagni di lavoro o collaboratori. Contrarietà in amore. Meglio rimandare eventuali appuntamenti sentimentali. Potreste essere coinvolti oggi in una storia pericolosa che porterebbe a conseguenze inimmaginabili, meglio essere prudenti e saper rinunciare al momento giusto. Accetta gli altri per quel che sono. Non arrabbiarti per motivi poco seri. Sarai molto curioso. Non ti accontenterai delle risposte superficiali. Oggi, se avete pensato a dei cambiamenti, è il momento giusto per farli. Giove in questo vi aiuterà sensibilmente. Anche se avete deciso semplicemente di cambiare la vostra pettinatura o il vostro guardaroba va bene come inizio. Cambiamenti favoriti. Non essere troppo nostalgico. Guarda in avanti e vai per la tua strada, quella che ti senti di percorrere. Le stelle vi consigliano prudenza soprattutto se siete alle prime esperienze con gli altri. Ponderate bene le vostre scelte. Coronerete presto i vostri obiettivi. Basta non fidarsi dei falsi amici e di quelli che non vi frequentano con lealtà e sincerità. Se avete iniziato un nuovo percorso di lavoro, perché avete cambiato gruppo, idea o altro, adesso siete più convinti delle vostre scelte. Vi sentirete in splendida forma, e questo sarà il periodo ideale per lavorare al meglio o per concedervi un'eccellente fase di relax, di vacanza. In questa giornata segnerete un punto a vostro favore in una vostra relazione, sia di amicizia, che di amore. Dando il meglio di voi, farete felici anche chi ha sempre creduto in voi. Il vostro carattere romantico, appassionato e poliedrico ha modo di esprimersi con forza e di essere apprezzato appieno all'esterno. Un bel Nettuno che transita in congiunzione col vostro segno, specie se festeggiate il compleanno dal 14 al 19 marzo, è il paladino di un desiderio di metamorfosi che tocca un po' tutti i campi. E si tratta di una metamorfosi che volete con tutta la vostra grinta, lo slancio vincente di cui siete dotati e con cui vi sapete far valere. Giornata introspettiva, naturale con la Luna e Plutone abbracciati e imbronciati in dodicesima casa. Il mondo attorno a voi chiacchiera, discute, si incontra e si scontra, mentre voi restate immoti sulla vostra nuvola a coccolare i vostri sogni. Eppure prima o poi in giornata vi toccherà scendere, decidendovi finalmente di impegnarvi con lo studio o con il lavoro. Amore ed Eros. Tutto dipende da voi, dai vostri pregiudizi e dall'attaccamento agli schemi. Se insistete a portare avanti le vostre idee, con bellicosità e una testardaggine ben dissimulata ma potente, prima o poi col partner finirà con un litigio. Ogni tanto la battutina diverte, ma a getto continua irrita, soprattutto se come in ciascuno delle vostre c'è una gocciolina di veleno.
Se siete uniti a una persona troppo possessiva, in questo momento tale situazione potrebbe creare qualche problema, soprattutto se la vita di tutti i giorni vi richiede sempre allegri e senza problemi sentimentali. Non sfugge alla vostra attitudine a migliorare intelligentemente l'esistente e il mondo dei sentimenti, pur pervaso di esigenze di evoluzione che saranno delicatamente comunicate alla vostra dolce metà. Se siete single, un amore nuovo o romanticamente rinato è in attesa di un vostro sì, pronto a ricolmarvi di desiderio e di passione. Lavoro e denaro? Poca energia da mettere nel lavoro, una parte di voi continua a impegnarsi solo a mezzo servizio, mentre il mondo esterno preme per avere risultati. Supporto da colleghi più esperti e navigati di voi, se avete bisogno di un consiglio sapete dove bussare. Vietato imbambolarsi al volante, se vi trovate su un percorso trafficato datevi una mossa e svegliatevi, rischiate di andare a sbattere, compromettendo anche l'incolumità altrui. Meno male che un angelo o un santo vi tengono la mano sulla spalla, magari proprio San Cristoforo, patrono degli automobilisti. Infatti ve la sfangate anche oggi, ma la lezione vi sia d'aiuto per il futuro. Dimenticate le tensioni dei mesi scorsi, si apre il periodo del miglioramento. La stanchezza per superare le difficoltà andrà finalmente ad attenuarsi. Ci saranno sorprese gradevoli da chi non ve lo aspettate. Affrontate con splendido coraggio le incognite di nuovi assetti che si verificano in ambito professionale, grazie al team Venere, Marte, Urano, Plutone, in angolo favorevole specie se appartenete alla prima e terza decade, spesso riuscendo a modulare le vostre competenze sulle diverse esigenze maturate in sede lavorativa. Servirà per guadagnarvi una perpetua stima tra i compagni di lavoro, che vi consentirà un meritato successo nei mesi a venire. Benessere. I disordini alimentari si evidenziano attraverso i brufoletti, evidente che gli stravizi con i numerosi apiur pesano sull'apparato digerente. Importante continuare ad allenarsi, rafforzando la muscolatura mettete a tacere le sensazioni dolorose, soprattutto a schiena e gambe. Bilanciare il bisogno di sicurezza emotiva con la spinta verso l'indipendenza è una parte essenziale del tuo percorso di vita. Questo processo può essere rispecchiato nel modo in cui ti avvicini all'esercizio quotidiano. Calma. Per lei, in auto non rischiate carambole, ma una multa sì, tenete d'occhio la velocità, meglio evitare di farsi togliere i punti dalla patente. Per lui, ancora voglia di spazio, vento e velocità, ma è solo venerdì e l'azienda vi aspetta. E allora la corsa in moto fa tela in sogno. Quanto al vento che vi scompiglia i capelli provvedete da soli con l'aiuto delle dita. Colore delle emozioni, mattone. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 5. Finanze, 10. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.